essere, sono sincero, Schietto, lo sono sempre stato in questa sala stampa e sinceramente non mi, ovviamente non mi sottrango dalla domanda, però ricordatevi, noi siamo in adrenalina anche noi, vi potete aspettare anche delle brutte risposte, nel senso che ha visto una partita con una squadra che per 75 minuti ha giocato uno in meno, non si è mai sottratto dalla possibilità di cercare di fare qualcosa contro la seconda in classifica. Non credo che abbiamo assolutamente, non siamo mai stati rinunciatari, ci siamo trasformati con due punte mantenendo l'inferiorità numerica, abbiamo prestato a tutto campo, abbiamo fatto una partita che secondo me bisognerebbe applaudire alla squadra. Sinceramente non mi aspettavo questa domanda, ma le rispondo che secondo me assolutamente ha visto un'altra partita. Grazie. Grazie. Buonasera mister, Maurizio Colo, tuttoc.com. Chiaramente c'è molta amarezza per questa partita, per questo pareggio. Però diciamo, volendo fare un po' un piccolo bilancio, ecco, cosa vi portate a casa dopo questa partita, cosa c'è da migliorare nel Picerno del futuro e quanto però appunto ha pesato l'espulsione di Murano, che è stata indubbiamente un episodio fondamentale della partita. Guardi, noi ci portiamo a casa il fatto di uscire dallo Iacovone con un calciatore in meno per 80 minuti, 75 minuti senza perdere la partita. Poi mi potrete dire il calcio di rigore e vi risponderei che se noi avessimo segnato i nostri calci di rigore saremmo quarti in classifica. Quindi da questo punto di vista ci portiamo a casa la maturità di una squadra che ha giocato con 5 giovani inizialmente, ha finito con 8 giovani in mezzo a campo, ha provato sempre a duellare contro una squadra importantissima, una squadra che merita la classifica che ha fatto e meriterà di fare tutto un prosieguo sicuramente come straordinario. Quindi ci portiamo sicuramente uno step di miglioramento rispetto all'anno scorso. Sappiamo che dobbiamo, il nostro club, il nostro progetto risiede nella valorizzazione del giovane, nel provare con un budget che definisco, non ho che lo definisco, alcune volte sento spesso parlare di budget, ma in realtà i budget sono assolutamente pubblici, quindi il budget, l'unica squadra che ha speso meno di noi è retrocessa, quindi noi siamo il budget più basso di questo girone, abbiamo valorizzato i giovani, siamo la prima squadra all'interno di questo girone, girone C, per minutaggio e per incasso al botteghino del minutaggio, ci portiamo a casa il fatto che alzando la qualità il lavoro potrà vederci sempre più protagonisti. Questo club, lavorando in questo modo, sarà protagonista anche nel futuro. Grazie. Buonasera mister. Buonasera. Francesco Leggeri, punti di vista Press Box Arento. Le riconosco i salti mortali che dovete fare perché gli incassi non ci sono a Picerno, quindi di conseguenza bisogna rifarsi col minutaggio. E devo dirle complimenti per quello che lei fa negli ultimi due anni, almeno per quello che ho seguito io. Però stasera due ingenuità, perché non ci si può fare espellere così, non ci si può causare un rigore così e quindi poi praticamente perdere la partita, perché comunque il Taranto non si è mai fermato. Assolutamente. Complimenti alla sua squadra, ma il Taranto ha fatto la sua molto bene. Sono d'accordo, l'analisi è equilibrata, nel senso che noi paghiamo un qualcosa che veramente non abbiamo mai avuto un'espulsione diretta, tra l'altro di un calciatore di una signorilità unica, ha commesso un grave errore ed è stato penalizzato. Il discorso del rigore onestamente è un qualcosa che ci portiamo in casa e questo sicuramente è un lavoro su cui andiamo a valutare. Abbiamo preso con quello di stasera 12 calci di rigore a sfavore e questo è un limite, sicuramente temporeggiamo poco in area di rigore, è un elemento che ha caratterizzato la stagione in negativo, anche perché se avessimo segnato i nostri rigori avremmo realizzato 6 punti in più, tutti i rigori. Questa sera il primo rigore sbagliato contro e quindi siamo usciti dallo Iacovone non sconfitti probabilmente per l'errore di Canuti. Su queste cose dobbiamo sicuramente migliorare, però c'è assolutamente la possibilità di farlo attraverso il lavoro. Salve mister, ora... Scusatemi, io questa luce non riesco... Ecco qua. Sì, sì, salve mister, Maurizio Mazzarella di Giornale Rosso Blu. Buonasera. Avete giocato una partita, secondo me, con grande personalità allo Iacovone, una squadra che comunque ha puntato quest'anno anche molto sugli under, è venuta qui allo Iacovone anche, secondo me, con grande personalità, davanti praticamente a un pubblico tutto esaurito. Qual è... diciamo su che cosa dovrà lavorare, no, per l'anno prossimo per migliorare ulteriormente questa squadra che ogni anno migliora sempre di più e poi ormai da spettatore che giudizio ha del Taranto in vista di quelli che saranno i playoff che ci saranno di qui alla fine? Io parto dalla seconda domanda, credo che tutte le squadre che partecipano ai prossimi match saranno tutti quanti, non dico che tutti hanno uguale percentuale di, ma giocare i due incontri, uno è quindi poter avere la possibilità dell'errore
renderà merito alla squadra che si appresterà alla fase nazionale con migliore intensità sia sotto l'aspetto fisico sia sotto l'aspetto mentale. Qui a Taranto avete sicuramente uno stratega importante che nel doppio confronto potrà dire la propria, e quindi credo che potrà fare grande ancora tantissima strada. Per quanto riguarda quello che dovrà fare la società, io credo che dovrà partire sempre e comunque da chi ha grossi stimoli. A Picerno, per stare a Picerno, bisogna avere degli stimoli assoluti, perché gli stimoli li dobbiamo trovare internamente. E oggi, scherzando, dicevo che il nostro Picerno è nella curva nord del Taranto, cioè 5.000 persone sono soltanto nella vostra curva. Il nostro intero paese, la città di cui io mi vanto di poter portare le redini del club in mano in termini tecnico-tattici, è quanto la curva nord di Taranto. Siamo un quarantesimo in termini di bacino di utenza, 5.000, 187.000, 190.000. Quindi da questo punto di vista non si potrà fare altro che avere calciatori over con grandissima educazione al lavoro e quindi con motivazioni interne, e giovani promettenti che si dovranno andare a prendere attraverso lo scouting, che nella mia società devo dire che dal direttore generale Greco, dal direttore Roberto Francese, sono ad oggi credo che non hanno mai sbagliato un colpo sull'aspetto dei tanti giovani. L'anno scorso si è fatta una plusvalenza impressionante con Rashid Gotà, quest'anno credo che ci saranno altri 2-3 calciatori che verranno giustamente venduti, perché è questo lo spirito che deve contraddistinguere una società, un ambiente, un club del genere. Buonasera mister. Buonasera. Giuseppe Di Cera, Corriere dello Sport. Il Picerno è stata la squadra che ha incontrato più volte il Taranto quest'anno, 4, senza mai perdere. Ecco, al di là poi il rigore o chi è passato primo in vantaggio non cambia, insomma il risultato è stato di parità. Quali sono le chiavi tattiche, diciamo, per fermare, per non perdere, ecco, quantomeno con il Taranto? Ma non è io ho letto oggi sul Corriere, proprio sul giornale o sulla Gazzetta, adesso non lo so, non sapevo che c'era una statistica su quante volte Longo avesse incontrato il Taranto, a prescindere e avevamo perso una sola volta con la Battipagliese, non lo sapevo, ti dico la verità, non ero a conoscenza di questa statistica. Credo che quando ci si incontra, si incontrano due tecnici che fanno della strategia e del lavoro tattico il loro punto di base, quindi molto spesso si assiste a partite non entusiasmanti sotto il profilo dei flussi di gioco, ma tendenzialmente partite sempre molto tirate, perché ci leggiamo a vicenda, riusciamo a capire dove l'uno può fare male all'altro. Mi dispiace soltanto oggi, ripeto, ma per lo spettacolo, perché sarebbe stato ancora più bello provare a giocare la partita 11 contro 11, e lasciatemelo dire, questo non è un alibi, ma è un dato oggettivo. Purtroppo io ho iniziato il riscaldamento con 13 calciatori, con Maiorino e con Manuele Esposito. Non giocare questa partita con questi tre calciatori, che Murano è stato espulso, è senza Esposito e senza Maiorino, ovviamente l'aspetto proprio della maturità, dell'esperienza può venire meno. Però io devo dire che esco con la convinzione che i tanti giovani hanno fatto qualcosa di straordinario, anche D'Agostino, che l'ho messo da mezzala all'interno del gioco, ha provato a fare tutto il possibile per mettere in difficoltà gli avversari. Non credo che ci sia un punto di lettura, se non quello che i due tecnici si confrontano sempre studiandosi tanto. Ma Murano cosa le ha detto? Cioè... Non ho parlato ancora con Murano. Bene, possiamo liberare il mister Longo, c'è il mister Ezio Capuano. Grazie, buona serata a tutti. Buonasera. C'è il mister per voi. Buonasera mister, complimenti per il passaggio del turno alla prima fase nazionale della sua squadra. Come avevo detto al collega, oggi almeno da parte mia ho visto una sola squadra in campo, un grande approccio, anche nonostante la superiorità numerica, comunque il Taranto ha fatto sempre la partita, ha cercato sempre di vincere. Forse l'unico rammarico
è il fatto di non aver segnato e vinto la partita. Ecco, un'analisi tecnico-tattica comunque con i cambi, la formazione iniziale e tutti gli episodi della partita. Grazie. Ma intanto buonasera. Noi non parliamo mai degli assenti. Rispetto all'ultima partita avevamo 5 titolari dell'ultima fuori, no? E quindi ho cambiato anche sistema di gioco inizialmente, proprio dovuto a tutte le problematiche che avevamo, perché chi non vive lo spogliatoio, chi non vive gli allenamenti, non sa tutte le problematiche che ci abbiamo. Io sentivo che a loro ci mancava Esposito, sorridevo perché io ne avevo 5-6 fuori, voglio dire che non erano in condizioni ottimali, però voi lo sapete, io non cerco mai alibi prima di una partita. Ha giocato gente che aveva giocato pochissimo, no? Quindi ho avuto anche coraggio, grandissimo coraggio, e chi ha fatto bene. Noi abbiamo avuto un grandissimo approccio alla gara. In parità numerica c'era una sola squadra, il Taranto, in mezzo al campo. Inverosimilmente, come accade spessissimo, nel momento in cui abbiamo usufruito della superiorità numerica, come se eravamo convinti che avevamo passato il turno. Ci siamo appagati e mentre prima palleggiavamo, portavamo palla con facilità da destra a sinistra, sfondavamo con una facilità disarmante, poi abbiamo cercato questa palla profonda. Logicamente io ho aspettato, mi sono molto arrabbiato con i ragazzi nello spogliatoio e ho dovuto dare un segnale alla squadra, un segnale sullo 0-0 col passaggio del turno di mettere un attaccante in più. Quello è un segnale forte che doveva dare alla squadra a prescindere dalle argomentazioni tattiche. L'ho fatto per tenerli più bassi, per chiudere con i 2-3 quarti dentro, anche se c'era qualche ragazzo che non era in maniera ottimale, non stavano bene fisicamente, non volevo nemmeno mettere Calvano, diciamo, sono stato anche un pochettino costretto. Il ragazzo, è bene che si sappia, negli ultimi 18 allenamenti ha fatto 33 minuti di allenamento, no, forse 18 sono tanti, ma negli ultimi 12, però noi tante cose non le diciamo, però chi è andato in campo, tipo Matera, tipo Ladinetti, che avevano giocato poco, hanno fatto un'ottima partita. Ripeto, quelli che ho tolto, per me anche Fabbro stava facendo benissimo. Lo stesso De Marchi non era in condizione di andare in campo, è andato con una caviglia in disordine, e poi l'ho tolto perché ha riavuto il problema. Simeri per 2 giorni non si allena. Quindi se dico tutte le problematiche, magari questa squadra merita un premio illimitato, ma loro lo meritano ogni giorno. Avevamo una miriade di assenze forzate, di problematiche, affrontando una squadra forte. Questa è una squadra importante, una squadra che se la fai giocare ti mette in grande difficoltà. Noi li abbiamo accorciato bene, non li abbiamo mai fatti palleggiare, volevamo questa palla lunga che mettevano per andare con Miceli a legare con Murano e Maiorino quando rimaneva sotto, o Chiedovenia, Ceccarelli, che poi hanno cambiato all'ultimo, lo prendevano i due braccetti. La partita penso che l'abbiamo preparata benissimo. Mi sembra che il Picerno non abbia mai tirato in porta. Io ho contato 6-7 palle gol, a prescindere il palo, il rigore sbagliato. Abbiamo sempre fatto gara, volevamo far gol fino al 93esimo, fino al 95esimo con Ferrara, non rischiando mai. Cioè, aspetto fondamentale, che magari puoi andare anche in apprensione, prendi una palla lunga, amen, è finita la partita. Invece noi non abbiamo mai rischiato, dimostrando grande maturità e facendo una grossa partita con tutte le problematiche che avevamo. Adesso abbiamo pochissime ore e siamo costretti ad andare a fare un'altra battaglia. Mister, buonasera. Maurizio Galo, tuttoc.com. Mister, sicuramente un applauso lo merita, a mio parere, Ladinetti. Una partita straordinaria del centrocampista. Personalmente l'ho anche messo a top, perché secondo me è stato davvero un giocatore stratosferico stasera. E poi, mister, l'orgoglio a questo punto di aver superato questo turno. Taranto alla fase nazionale. Domani si parteciperà anche a un sorteggio, non è mai accaduto nella storia del Taranto in un playoff. Qual è, insomma, il suo stato d'animo, insomma, il suo pensiero, il suo cuore, cosa dice? Ma è normale che io sono contento, no? In questo momento, se dicessi che non sono contento, voglio dire, sono stato l'ideatore di tutto ciò. Sono stato la pietra importante, prendendomi responsabilità notevolissime, no? Perché mica poi
mi competevano. L'ho fatto perché credo in me stesso, credo nell'esperienza, credo nelle capacità che ho, ma non parlo solo del campo, no? E quindi è normale che in questo momento io non sono contento di più per quello che ho fatto, per portare tutta questa gente allo stadio e soprattutto rendere una squadra bella anche da vedere, non solo pragmatica e alla ricerca del risultato, anche bella da vedere. È normale che oggi noi siamo, a prescindere tutto quello che ci è accaduto, tra le 16 squadre in Italia, no? Quindi è una soddisfazione, voglio dire, clamorosa, non direi nemmeno enorme. Cioè, noi adesso aver passato i due turni è qualcosa di clamoroso. Con l'umiltà che ci contraddistingue, con tutte le problematiche che abbiamo, martedì saremo ancora qua, pronti. Perché poi, ragazzi, è bene dir tutto, no? Noi abbiamo un pubblico che penso che in Serie A lo sia in pochi. Cioè, il Como ieri ha staccato il biglietto per la Serie A. C'era la metà degli spettatori di Taranto. Cioè, questo è un dato incontrovertibile, questo è un dato inconfutabile, perché i numeri non mentono mai. Taranto, chiedo venia, Taranto Picerno ha fatto quasi il doppio, ve la do io come notizia, di spettatori di Como Cosenza, e il Como andava in Serie A. Detto ciò, penso che ogni altra parola è superflua. Cioè, questa è una piazza che merita la Serie A, ma non scherziamo. Perché? Perché c'era fame di calcio. Era andato il calcio nel dimenticatoio, nella toilette. Ed è normale, quando riaccendi tutto questo, è normale che la gente è contenta, ti spinge. Poi vedere una squadra che lotta su ogni palla, anche con tanti problemi fisici, perché anche Calvano, quando è entrato, voglio dire, è entrato in maniera stoica in mezzo al campo, e siamo soddisfatti. Contenti no, contenti è un'altra cosa. Io sono molto soddisfatto, è normale, potrei dire tante cose, però magari adesso qualcuno da casa pensa che io potrei dire, non dico assolutissimamente nulla. Io sto facendo semplicemente il mio dovere, sicuramente facendo cose anche che nessun allenatore fa, però sto facendo il mio dovere semplicemente perché sono comunque un dipendente di una proprietà, e lo faccio perché quando senti l'amore illimitato di una città, di una provincia, cioè io sono sceso oggi come l'altra volta nel riscaldamento e senti tutto lo stadio che grida il tuo nome, dici, ma io stasera, stanotte perché devo dormire? Io stanotte devo delle quattro squadre che posso incontrare, le devo incominciare a studiare tutti, altrimenti domani si fa fatica in poche ore. Sono molto contento, sono molto soddisfatto, ma rimango sempre me stesso. Insomma, sono contento per la gente, su questo sono contento per la proprietà, attenzione, sono molto contento per Massimo Giove, perché comunque è lui colui il quale ha deciso, è lui che ha scelto, perché poi a prescindere tutto è lui che mi ha scelto, Sicuramente c'è stata quella mancanza non potrà mai essere cancellata, ma io non penso che lui l'abbia fatta. C'è qualcosa che dovrò scoprire, perché non sono convinto, il tempo sarà galantuomo. Prego. Buonasera mister, Francesco Leggeri, punto di vista Pressbox Tarentum. Diciamo che siamo un passo da quello che lei si era già conquistato e i suoi ragazzi sul campo, no? Stiamo per raggiungere quell'obiettivo delle seconde, no? Perché questo... No, il primo, allora già abbiamo raggiunto, sì, se ci avessero ridati, sì, due punti. Sì, sì, infatti, quindi voglio dire, tutto quello che sta accadendo però porta ancora più calore, no? Perché questa città è impazzita, diciamolo sinceramente. Io ho visto stasera veramente gridare la curva come non mai. Io ho visto lo stadio. Io dico sinceramente, io sono forse il più anziano qua in mezzo, credo proprio che mai è accaduto tutto quello che abbiamo visto oggi con questi ragazzi. Veramente mi ha fatto un plauso a chi li guida, anche perché io non so nemmeno i canti, non li conosco, li sento da loro, ed è veramente fantastico.
Però detto questo, c'è da dire che comunque un rigorino non si sbaglia di questi tempi, bisogna farlo, bisogna eseguirlo bene. Cos'ha Canute da questo punto di vista? È un po' giù? Perché no, comunque ha preso un palo appena entrato, quindi voglio dire... Canute è un ragazzo che ci ha dato una mano in maniera notevole, è un giocatore che ha fatto 13 gol, è un giocatore che comunque ha tirato sempre avanti, magari convive con qualche problemino, però voglio dire, ha calciato due rigori o tre e li ha sempre segnati, quindi ci sa che si può sbagliare il rigore, non è il primo rigore che sbagliamo, ne abbiamo sbagliati tanti, l'ha sbagliato Cianci, l'ha sbagliato Antonini, ne abbiamo sbagliati purtroppo tanti. Sicuramente quel rigore ci poteva incidere sulla mente nostra, invece siamo andati avanti come se nulla fosse accaduto e abbiamo continuato a fare una grossa prestazione. Dico una grossa prestazione, perché il Taranto del secondo tempo è stato bello da vedere, sempre alto, sempre corso in avanti, non rischiando mai. Poi qualcuno mi dice, ma si era in superiorità numerica, non c'entra un cazzo, perché noi abbiamo sempre accorciato in avanti, abbiamo sempre pressato su, abbiamo sempre continuato a giocare e abbiamo portato a casa non solo un superamento del turno importante, ma anche attraverso una prestazione importante. Salve mister, Alessandra Carpino del quotidiano Taranto, buonasera. Mi riallaccio a questo esame tattico che ci stava offrendo e le chiedo un'opinione sulla, non è una novità, la fase di non possesso del suo Taranto e sul gioco proprio nel secondo tempo che è stato espresso come dinamismo, come progressioni, come sovrapposizioni sulle due corsie, perché abbiamo visto tra gli altri un grande Ferrara. Ma guardi dottoressa, noi abbiamo attualmente inverosimilmente una disconoscenza immediata sul 3-5-2, abbiamo più una conoscenza molto più intrinseca sul 3-4-3 o chiamatelo 3-4-2-1. Quindi è normale che i codici sono molto molto più facili da recepire e da mettere in atto. Logicamente io ho iniziato col 3-5-2 in primis per le condizioni non ottimali degli esterni, su questo non c'è ombra di dubbio, sono molto onesto. Poi perché si giocava contro una difesa a 4 e voi mi insegnate che su una difesa a 4 devi giocare a metà con i 2/3 quarti, quindi magari poi loro avevano questo Guerra che noi sapevamo che era uno che spingeva e saliva su, e quindi ho preferito farlo prendere dall'intermedio perché altrimenti la punta doveva fare tante corse all'indietro, invece noi vogliamo una squadra che fa la corsa in avanti, gli ho spiegato anche questo. È normale che poi quando c'è stato questo fase di appagamento mentale di 20 minuti, quando inverosimilmente dovevamo muovere la palla e la dovevamo far circolare, invece nell'inconscio non so che sia subentrata la paura, ma non la paura, questa voglia magari dice metto la palla lunga, vado a far gol, lì ho dovuto dare un segnale forte alla squadra, quello di riproporre anche se in superiorità numerica e con un passaggio del turno in tasca le tre punte. Lei si immagina se noi fossimo usciti dopo questo mio intervento tattico, mi avrebbero dato del pazzo, no? Che dice come? Mette. Invece è stata, io conosco la squadra, l'alleno tutti i giorni, quindi conosco anche il cervello dei ragazzi, sapevo che dovevo fare questa situazione sia per entrare nella mente e per dare un segnale fortissimo e anche per tenerli più bassi a loro, non facendoli palleggiare con Pitarresi e quindi e costringerli a mettere sta palla lunga dove noi avevamo la superiorità numerica e quindi era un gioco da ragazzi, noi recuperare palle e riproporre gioco. Le ho dato la disamina di quello che ho fatto. Sì, Luigi Guerrieri, Gazzetta dello Sport, telegrafico, se hai qualche preferenza sulla prossima avversaria per caratteristiche, per gusto tuo personale, per levarti qualche soddisfazione. Guarda Luigi, noi dove siamo arrivati vogliamo continuare, su questo non c'è ombra di dubbio. Io penso che chi ci affronta dovrà avere anche un po' di rispetto, non voglio dire di timore. Io non ho problemi, io affronto qualsiasi squadra con la grande umiltà, quando arrivi lì tutte le squadre
hanno dei valori importantissimi e noi, sempre racchiusi e convinti dei nostri limiti, che sarà la forza di tutto il campionato, domani in poche ore dobbiamo vedere l'avversario. Ecco, io ti potrei rispondere, se dovessi, magari una squadra che conosco meglio del mio girone e non una squadra dove non hai quella conoscenza specifica, però non c'è nessun problema. Qualsiasi squadra dovessimo incontrare, noi siamo pronti, perché poi quando arrivi lì sono tutte forti le squadre. Buonasera mister, Giuseppe Di Cera, Corriere dello Sport. Ha incontrato, la domanda che ho posto anche a mister Longo, ha incontrato, vi siete incontrati 4 volte, nessuna, diciamo, nessuna squadra. Si meritava sempre noi di vincere, però, con grande onestà. Quante partite sono state? 4 pareggi? Sempre noi. Allora, forse l'unica volta dove, no, sicuramente all'andata era giusto il pareggio. In Coppa Italia li abbiamo devastati. In campionato c'è stata una sola squadra e oggi può dire magari inferiorità numerica, però onestamente è vero, non abbiamo mai vinto, però con grande onestà non c'è stata mai partita, tranne all'andata, dove con onestà magari in un frangente di gara sull'1-0 siamo stati anche leggermente fortunati. Ma parlo di una sola partita. In Coppa Italia li abbiamo devastati e abbiamo perso sui rigori. Qui ricordo ancora il gol sbagliato da Orlando, da Bifulco a porta vuota, cioè abbiamo giocato solo noi. Oggi mi sembra che non c'è stata mai partita dall'inizio alla fine. Quindi è vero che non abbiamo vinto, ma non c'è stata mai partita contro una squadra forte, contro una squadra che gioca un buon calcio, ma che noi siamo stati bravi a non far proporre questa tipologia di calcio. Buonasera mister, Anthony Carano di Bonute.it. Innanzitutto una curiosità, l'idea di giocare a 3 in mezzo al campo è stata dettata principalmente dall'assenza di Calvano, oppure il Taranto avrebbe giocato con Calvano anche? No, se Calvano sta bene e se gli esterni sta bene giochiamo 3-4-3. È inutile adesso dire è normale che io faccio questo mestiere e non devo dire prima della partita, conosco io i problemi della mia squadra e devo mettere sempre una squadra in campo che abbia una consistenza. È normale che mi ha condizionato nella scelta iniziale in primis l'inconsistenza degli esterni, che ero convinto che non potessero fare 90 minuti nella fase di non possesso. L'assenza di Calvano sicuramente, perché poi giocare a 2 è totalmente diverso di giocare a 3, ok? E poi sono molto onesto, anche il fatto che loro giocavano con questo 4-2, se li andavo a prendere a 3 scoprivo i loro 2 esterni che erano bravi, Pagliai e soprattutto la catena di sinistra. Sono molto onesto, quindi è stata una scelta dettata sicuramente dalle condizioni dei miei giocatori, ma anche dal loro sistema di gioco, con grande onestà. Ciao mister, buonasera. Ti faccio una domanda un po' suggestiva. Tu hai sempre detto che sei il capopopolo, no, della tifoseria, della squadra che rappresenti. Lo dite voi. Sì, io ho l'onore di rappresentare, e penso anche l'ho fatto in maniera degna, non solo per i risultati, per l'attaccamento, per l'amore, per la professionalità e per tutto quello che faccio. È sempre detto, no, che la felicità del post gara dura un attimo, poi ti proietti subito su quello che è il futuro. Ci pensi che qualora il Taranto dovesse incontrare una squadra come il Catania, hai la possibilità di chiudere i conti con il passato per un intero popolo che ancora si porta una ferita da tanti anni, e potresti essere, no, proprio tu l'artefice di chiudere quella ferita, tu che hai iniziato quell'annata e poi non l'hai potuta concludere, non per colpa tua ovviamente. Ma adesso la ferita me l'hai aperta adesso, perché lì ero un enfant prodige, quindi ne venivo dall'annata faraonica della Puteolana, ne venivo da 3 vittorie di campionati, quindi ero giovane, e approdare a Taranto per me, dissi in quel momento, sono arrivato, invece è stato un errore clamoroso. Lì è una ferita sanguinante
che sapevo di poterla diciamo temperare per trovare un termine giusto solo ritornando a Taranto. Ho atteso 21 anni e oggi, ma non solo oggi, mi sono preso quella rivincita. Quella era una cosa che non meritavo, è stata una cosa brutta come ne ho subite tante nella vita. Però ho aspettato, il tempo alla fine è sempre galantuomo. Guarda, io adesso non, per me qualsiasi, io vorrei prendere rivincita per far felice il mio popolo contro qualsiasi squadra, quindi a prescindere, il Catania è una grossa squadra, vediamo chi incontriamo, cercheremo di andare avanti, a prescindere Catania, Triestina, Vicenza, Carrarese, Benevento, qualsiasi sia la squadra. Bene, possiamo liberare il mister, c'è Mirko Miceli. Buonasera Mirko, per voi. Buonasera. Buonasera. Da quello che abbiamo visto oggi, il Taranto non ha sofferto quasi niente, si può dire zero rispetto alla prima partita. È stata da insegnamento la prima partita con il Latina ad arrivare a questo Taranto più attento, più concentrato, errori quasi zero, ecco. E come l'hai vista tu questa partita? Grazie. No, l'ho vista che siamo partiti abbastanza bene, abbiamo spinto, abbiamo subito avuto il pallino del gioco in mano. Sicuramente la partita con Latina eravamo un po' contratti, si è visto. Ce lo siamo detti anche oggi di stare sereni, di comunque giocare per vincere, per fare subito gol. Poi vuoi non vuoi, quell'espulsione forse ci ha un po' condizionato perché abbiamo abbassato un po' i giri del motore. Poi dopo il secondo tempo secondo me siamo stati bravi a rimetterci bene in campo, ad aggredirli di nuovo alti. Infatti abbiamo avuto subito il rigore, peccato perché si poteva, diciamo, chiudere lì la partita secondo me. Però abbiamo resistito ancora una volta, quindi va bene così. Ciao Mirko, buonasera. Francesco Leggeri, Box Tarentum e Punti di Vista Press. Quella chiamata quel giorno ti ha riportato sul calcio, perché diciamo lì non stavi facendo calcio, e qui forse è il tuo miglior campionato, almeno da come ti conosco io, da quello che abbiamo visto. Sei orgoglioso di questo? Sì, no, sono felice perché venivo da un momento, diciamo, non bello, dove ero finito un po' nel dimenticatoio, quindi per questo è stato bravo il mister, non finirò mai di ringraziarlo, che ha creduto in me nonostante magari qualcuno fosse un po' scettico, e poi niente, sto facendo bene, lo riconosco, penso che lo riconoscono un po' tutti, sono felice, ma non voglio fermarmi qui, voglio continuare perché ho ancora tanta fame di andare avanti, di giocare. Grazie. Ciao Mirko, Alessandra Carpino del quotidiano Taranto, buonasera. Buonasera. Ciao. Io vorrei da parte tua un po' una replica di quella che è la domanda che ho posto al mister, un esame della fase di non possesso del Taranto che noi abbiamo sempre lodato come pragmatica ma anche interessante e creativa sotto questo punto di vista, soprattutto quando sganciate i braccetti. Oggi è accaduto soprattutto sul versante sinistro con Ferrara, con le sovrapposizioni che abbiamo registrato durante un secondo tempo qualitativamente anche superiore, se vogliamo. Quindi una tua visione di questo in quanto reparto, ma in quanto proprio come fase di non possesso palla. E poi il mister ti ha sempre qualificato, lo sappiamo perché partecipiamo continuamente anche alle conferenze della vigilia delle partite, come l'emblema dell'abnegazione, del sacrificio di questo Taranto, per il tuo modo di inserimento quando sei stato ingaggiato al posto di Mattia Sontonini. Sì, no, siamo stati bravi perché sapevamo che loro avevano, diciamo, i terzini che si abbassavano e dovevamo spingere con i quarti nostri, quindi i nostri centrocampo, per andare a prendere alti o con le mezzale, e di conseguenza si crea lo spazio tra le linee, uno dei due braccetti doveva spaccare per andare, diciamo, a giocare con i giocatori loro che si mettevano tra le linee. Su questo Alessio e Patrick sono stati molto bravi. Niente, per il fatto del
dell'abnegazione, del sacrificio è un qualcosa che mi appartiene, perché mai nessuno mi ha regalato niente, quindi l'ho sempre ottenuto con le mie forze, quindi devo continuare così e devo trasmetterlo anche ai miei compagni, essendo uno dei più grandi nello spogliatoio. Ciao Mirko, buonasera, Cristian Cesario, Antenna Sud e Corriere di Taranto. Ti chiedo, stasera mister Capuano ha cambiato diversi interpreti, poi qual è la forza di questo gruppo? Perché anche cambiando diversi giocatori comunque si è vista una squadra compatta, una squadra che ha continuato a remare verso l'unico obiettivo e che ha un coraggio di sognare in grande. La forza di questo gruppo è il gruppo, come ho detto prima con Gianni, chi gioca dall'inizio, chi entra dopo. Oggi il mister ha cambiato rispetto alla partita precedente alcuni giocatori, poi ne ha inseriti altri al secondo tempo, quindi si fanno trovare tutti pronti, ci facciamo trovare tutti pronti, perché, ripeto, c'è l'obiettivo comune, poi è raggiungibile o no, però siamo tutti sulla stessa linea d'onda, nessuno pensa a se stesso e nessuno pensa al bene proprio. Quello è un qualcosa che viene, diciamo, di riflesso, no? Facendo bene in squadra poi il singolo si salta, quindi per questo è stato bravo il mister, siamo stati bravi anche noi, che nei momenti difficili, e ci sono stati momenti difficili, siamo stati bravi a non disunirci, e dunque vanno ringraziati tutti i ragazzi che giocano poco, come magari Travaglini, come qualcun altro, e quindi il merito è loro, che ci fanno allenare bene quando durante la settimana ci alleniamo. Buonasera amico, buonasera, Maurizio Calo, tutoc.com. A questo punto ti aspetta il sorteggio di domani. Quale squadra secondo te potrebbe essere quella più difficile da affrontare e soprattutto quale emozione c'è a questo punto di affrontare questi playoff nazionali? Diciamo che ora iniziano i veri playoff secondo me, perché sono partite in cui becchi da domani le migliori terze, poi se hai la fortuna becchi le migliori seconde. Quindi ora sono partite di andata e ritorno, vai a giocare in stadi importanti, in piazze, contro piazze importanti, contro squadre forti. Quindi io sinceramente non temo nessuno. Chi prendiamo va bene, ce lo andremo a giocare, liberi, tranquilli, consapevoli che abbiamo una grossa responsabilità verso una città che sta sognando come stiamo sognando noi. Buonasera, Antonio Carrano di Brunote.it. Quanto è stato fondamentale Ezio Capuano per la sua rinascita calcistica? Ve l'ho detto poco fa, il mister lo devo ringraziare, perché comunque, ripeto, è stato un allenatore che mi ha preso a Taranto, nel Taranto, in un momento positivo per il Taranto, con un giocatore che stava facendo benissimo, che è andato in Serie B, che è stato pagato soldi dal Catanzaro, quindi si è assunto una bella responsabilità. Poi diciamo, a me queste sfide mi piacciono, mi stimolano, comunque il mister va ringraziato, tutto qua. Bene, possiamo liberare anche Mirko, grazie a tutti e buona serata. Grazie, buonasera.